Speciale coronavirus di giovedì 16 aprile. Buon pomeriggio e ben ritrovati, gentili telespettatori, qui in diretta su Canale 85. Oggi il nostro consueto spazio dedicato all'approfondimento, oltre ai dati, che cosa c'è? Beh, ad esempio, oggi vi parliamo di un particolare interessamento per chi è in prima linea. Ecco, un termine che probabilmente viene utilizzato troppo spesso in queste settimane. Noi vogliamo dire a chiare lettere chi rischia ogni giorno per la salute di tutti noi, chi rischia per poter permettere la guarigione di chi purtroppo contrae questa grave patologia, questo virus Covid-19. Allora, noi abbiamo notato in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, un particolare interessamento da parte di alcune forze politiche, ma non soltanto, perché poi nella seconda parte invece ci dedicheremo ad un bel esempio concreto di solidarietà, di far del bene, curato da alcune realtà associative del territorio tarantino. Però partiamo, come detto, da questo frangente, da questa economia politica in qualche modo che parla di attenzione nei confronti di chi è in prima linea. C'è il consigliere regionale di Fratelli d'Italia, Renato Perrini, che a breve avremo collegato con noi in diretta, che ad esempio ha proposto in due missive indirizzate al direttore generale dell'ASL di Taranto Rossi, nella prima di poter permettere degli alloggi in comodato d'uso gratuiti a medici e infermieri e nel secondo caso ha chiesto invece di poter evitare la differenziazione tra lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. A che cosa si fa riferimento? Beh, ad esempio, a chi è impegnato con Sanità Service, questa ditta che opera negli ospedali dei nostri territori, anche loro meritano evidentemente tanto, così come i medici, così come gli infermieri, così come il personale del 118, che noi in questi giorni non abbiamo mancato di voler in qualche modo mettere in risalto, come è giusto che sia, senza false ipocrisie, ma con la volontà davvero concreta, secondo una specifica linea editoriale, di dar merito a chi davvero ne ha. E molto spesso si dice eroi. Beh, ci piace semplicemente chiamarle persone che si danno da fare per il prossimo. Abbiamo collegato con noi il consigliere regionale Renato Perrini. Buon pomeriggio innanzitutto, ben trovato e grazie. Buon pomeriggio a tutti. Allora, consigliere, noi accennavamo in apertura di questa trasmissione in diretta il suo impegno, ma soprattutto il suo volersi impegnare per chi si sta impegnando. Scusate il gioco di parole. Che significa? Beh, lei ha chiesto non ci sianno lavoratori di serie B in riferimento a Sanità Service e poi degli alloggi gratuiti per medici e infermieri. Perché ha deciso di rivolgere queste richieste alla ASL di Taranto? Perché stando sul fronte, stando anche vicino a lui, mi rendo conto che già da un paio di mesi queste persone non vanno addirittura a dormire neanche a casa, perché con la difficoltà del virus, di rapporto nei propri familiari, loro cercano anche di tutelare i propri familiari. Io Certo. conosco dei medici che hanno affittato dei B&B, addirittura io conosco un amico che dorme in un box e non vide la famiglia da circa un mese e mezzo. Io credo che queste storie bisogna portarle alla ribalta, perché chi sta sul fronte non è che oggi ce ne ricordiamo in questo periodo del coronavirus. I medici, come anche i dipendenti della Sanità Service, stanno in prima linea da anni e anni. Diciamo, io che frequento gli ospedali un po' di anni mi rendo conto di lavoro che fanno, soprattutto in questo periodo, perché è un periodo di molto stress psicologico. E la regione, anche la politica deve stare vicina a queste persone. Ecco, noi in queste settimane, quando abbiamo parlato ad esempio dei dispositivi di protezione individuale, ovvero le famose mascherine, le tute, che secondo alcuni non erano adatte, ma purtroppo si fa riferimento evidentemente a delle lacune, a delle mancanze nazionali che poi in qualche modo si è cercato di recuperare, abbiamo però, consigliere, anche cercato, incontrando questi medici con le dovute accortezze, anche noi, il microfono in lontananza, di chiedere quale fosse proprio la situazione familiare, quello che lei accennava poco fa. Che cosa significa quando si può tornare a casa, incontrare i propri figli, magari anche piccoli, e quindi naturalmente con le difese immunitarie più basse, oppure i genitori anziani? Insomma, non è semplice parlare di questi temi e Ma proprio a non tal è semplice, proposito io lei è tanti giorni intervenuto. mi sono trovato una volta che un medico con i lati agli occhi mi diceva che la sua bambina di 5 anni, abituata ad abbracciarlo quando tornava dal lavoro, purtroppo non la sta abbracciando più. E
è chiaro? E la bambina non riesce ancora a capire il motivo, cioè c'è anche una differenza umana su con i medici e chi in questo momento è in prima linea. Senta, consigliere, le sue richieste sono state accolte o perlomeno ha avuto una comunicazione attraverso email oppure telefonica attraverso l'ASL con il direttore Rossi? Sì, no, so che già da subito dopo il direttore Rossi si è messo in contatto con i vari ospedali, che non è solo in Moscati, parla anche di altri ospedali, ha chiesto, diciamo, so che si è adoperato su questa situazione qua. Ecco, Perrini, a proposito proprio del Moscati, dobbiamo dire ad onor di cronaca che non è nuovo ai temi del Moscati collegati, che non sono evidentemente, come diceva, solo il coronavirus, che è il problema centrale oggi, ma sono tanti. Ecco, a Taranto, ad esempio, da anni si parla di un possibile fantomatico nuovo ospedale San Cataldo. Di fatto le strutture sono quelle che sono, con le problematiche che la ASL, ad esempio, ai nostri microfoni, in effetti, dobbiamo dire, non ha mai negato. I problemi ci sono, si cerca di fare il massimo con l'impegno di tutti, però c'è qualche problema che resta e lei probabilmente, insomma, ci aveva visto lungo qualche anno fa in merito al Moscati. Beh, io su Moscati ho tutta una mia idea che purtroppo ho avuto ragione, perché io ero per costruire prima di tutto di potenziare il Moscati, perché nella situazione strategicamente dove è collocato, cioè, si arriva facilmente da tutta la provincia, poi c'è tanto parcheggio intorno. Ma soprattutto io ero anche per fare l'altro padiglione, fare un altro padiglione che da una parte il circolo oncologico c'è, una struttura del che è puro oncologico, dall'altra parte creare tutti gli altri reparti, compreso il pronto soccorso. Adesso in questa emergenza purtroppo io ho avuto ragione, perché è diventato il cuore di tutta la provincia. Purtroppo per motivi, diciamo, di esigenze sanitari, il polo oncologico, tutti, diciamo, il reparto oncologico e ematologico sono stati trasferiti in altre strutture momentaneamente, perché adesso, diciamo, è diventato tutto l'emergenza del coronavirus. Cioè, poi che finirà questo, diciamo, tornerà su questi temi a gamba tesa dopo l'emergenza? Beh, adesso credo che purtroppo non sono un mago che aveva previsto quello che succede. Io quando facevo la battaglia la facevo perché vedevo delle difficoltà che c'era nella sanità per quanto riguarda i reparti, i pronto soccorsi, che una città come Taranto non poteva tenere soltanto un pronto soccorso a Taranto, tra virgolette, anche che stanno ristrutturando. Ecco perché io lottavo per il Moscati. Subito dopo credo che si torni, io sarà il mio obiettivo rendere il Moscati il cuore della provincia, rafforzando con altri paesi, progettando, diciamo, anche lì, diciamo, con un altro tipo di padiglione, perché credo che dobbiamo partire da queste cose. Però adesso la mia battaglia non è quella di fare polemiche, ma di cercare di continuare a collaborare per questa momentanea battaglia su questo virus, e poi nelle prossime settimane porteremo avanti questa cosa qua, perché bisogna salvare quello, ma anche bisogna salvare Mazzafra, che non può stare in quelle condizioni, soprattutto anche Mottola. Cioè, perché quando negli ultimi 10 anni si vede che 35 miliardi di euro sono stati tagliati dalla sanità, adesso qualcuno si rende conto che bisogna riaprire ospedali. Se ne avvertono gli effetti, probabilmente. Certo, è stato chiarissimo. Grazie al consigliere di Fratelli d'Italia, consigliere della Regione Puglia, Renato Perrini. E dobbiamo dire che, in effetti, da quello che abbiamo ascoltato, ci fa piacere che lo spirito, anche dal punto di vista degli interventi politici, sia quello di collaborare, di fare del meglio. Naturalmente noi dobbiamo dire che se l'ASL volesse aggiungere qualcosa può farlo liberamente, ma ci pare di capire che appunto si vada di pari passo nella volontà di migliorare la situazione e le condizioni per tutti. Adesso, come promesso, ci occupiamo invece ancora con nostro autentico piacere di solidarietà, la bella solidarietà, quella concreta che arriva dalla gente comune. Pensate, una grande macchina organizzativa ha preso le mosse semplicemente da un post pubblicato su Facebook da una volontaria di Taranto, e adesso si è arrivati in queste ultime ore circa 600 famiglie che vengono gestite da volontari che in maniera autonoma si sono gestiti evidentemente bene, perché il servizio funziona
alla grande, diciamo così. Noi tra poco ci collegheremo con un volontario, Massimiliano Greco, che abbiamo già intervistato qualche tempo fa, forse ricorderete il nostro servizio, alla periferia di Taranto, a Talsano. Abbiamo anche delle immagini di quella mattinata, quando vi abbiamo documentato l'inizio di quell'avventura, quando Massimiliano ha deciso di riconvertire la sua officina meccanica in un centro di smistamento di beni alimentari, e all'epoca si pensava già alle uova di Pasqua per la festività che poi è giunta. E adesso il lavoro continua con grande successo, lo dicevamo, circa 600 famiglie gestite, e ci sono tante associazioni che stanno collaborando. In attesa di collegarci con Massimiliano Greco, dobbiamo ancora segnalarvi che c'è un grande lavoro da parte della Protezione Civile di Taranto. In questi minuti ci stanno arrivando altri interventi eseguiti in queste giornate sul territorio. Intanto ci sono delle novità anche da parte della Regione Puglia per questa emergenza coronavirus. Pensate, in queste ore è stato il presidente della Regione Emiliano a puntualizzare che ci saranno dei problemi, ad esempio per grossi eventi come la notte della Taranta. È poco probabile che ci siano le condizioni, ha detto Emiliano, per mettere insieme 200.000 persone. Dobbiamo trovare il modo per mantenere viva l'attività della festa della Taranta. Sarà importante, invito tutti gli artisti a farsi venire delle idee, ha detto Emiliano, perché potremmo trasformare questo evento in uno show attraverso altri mezzi. Dunque si pensa ad una eventualmente trasmissione televisiva o in streaming, come ormai sempre più di moda. Allora, siamo collegati con Greco, regia. Allora, in attesa di collegarci con Greco, eccolo qui, è collegato con noi. Buongiorno Massimiliano, e ben trovato. Buongiorno a voi e grazie dell'invito. Allora, Massimiliano, ti do del tu perché ci conosciamo, ci siamo incontrati Sì. qualche settimana fa. Il tutto è iniziato da Facebook. Aiutaci ad aiutare con un pacco d'amore. Così c'era scritto sul post iniziale di Giorgia Di Paola, che è una volontaria del nostro territorio, impegnata con delle associazioni, in particolare l'Aido, e in meno di 24 ore è nato quello che lei definisce insieme a te un esercito d'amore. Ci spieghi di che si tratta? Giorgia è un vulcano di idee e d'amore, anche di solidarietà. Lei è la presidente dell'Aido. In poco tempo noi ci siamo conosciuti, abbiamo iniziato questa attività insieme ad altre associazioni che vorrei nominare perché siamo impegnati tutti insieme in questa battaglia contro la povertà. Tra le varie associazioni c'è sicuramente ERA, Provinciale Taranto, Protezione Civile di cui io faccio parte, c'è l'Aido, c'ha un grande aiuto l'Avis di Taranto, sia nella logistica ma anche nelle donazioni, l'associazione Oana, l'associazione Madonna delle Grazie, ma devo dire veramente tantissime persone si sono avvicinate. Gente normalissima che non faceva parte di nessun tipo di associazione, che però si è sensibilizzata a questa situazione che sta colpendo l'Italia. Io parlo di Taranto, naturalmente, colpisce l'Italia e Taranto in particolar modo in questo momento, perché stiamo assistendo a situazioni veramente tragiche che io personalmente non immaginavo potessero esserci, insomma. Ecco, Noi ad oggi. Massimiliano, ti chiedo qualcosa che probabilmente potrebbero chiedersi anche i nostri telespettatori che ci ascoltano oggi pomeriggio. Abbiamo parlato di un numero che non è un numero casuale, ma anche un numero importante, circa 600 famiglie che in qualche modo avete gestito attraverso questa grande solidarietà. Tu hai fatto bene a sottolineare che bisogna evidentemente ringraziare chi vi porta materialmente questi alimenti, tutto ciò che può servire, ma dobbiamo anche sottolineare quello che voi fate, in effetti quasi come invisibili, come dice Giorgia, voi operatori volontari che avete messo su una macchina in pochissimo tempo. E come si fanno a gestire tante famiglie e tanta solidarietà che continua ad arrivare? Allora, diciamo che bisogna dividere la questione in due aspetti. Il primo aspetto è sicuramente l'organizzazione. Noi siamo partiti in pochissimi, adesso siamo circa 20 persone. Abbiamo un hub che si trova a Talsano presso la mia sede, dove esercito la mia attività, e abbiamo delle squadre che hanno un compito ben preciso, cioè noi abbiamo una squadra che la mattina prepara i pacchi d'amore, noi li chiamiamo così,
poi abbiamo delle squadre che attraverso dei volontari trasportano dei spacchi in giro per la città, abbiamo delle squadre che si occupano di ritirare le donazioni, perché capisci bene che in una situazione del genere la gente meno esce meglio è, per cui noi facciamo un servizio domiciliare sia nel consegnare pacchi a famiglie bisognose, sia ritirare pacchi e buste di spesa da persone che ci vogliono aiutare in questa nostra battaglia. Tra l'altro noi per dare la massima trasparenza generalmente pubblichiamo sempre sulle nostre pagine Facebook tutto quello che siamo, ma lo faccio questa pubblicità che noi facciamo sulle nostre pagine ha l'unico scopo di far capire alle persone che questa è una battaglia molto lunga. Abbiamo bisogno sempre dell'aiuto di tutti. Io dico sempre che chi ci dona è la nostra benzina. Noi siamo le macchine, ma senza la benzina non andiamo da nessuna parte. Noi abbiamo bisogno sempre di donazioni, perché le famiglie da aiutare sono tante. Certo. In realtà il numero che dicevi tu, 600, è a ribasso, perché abbiamo superato le 750 famiglie. Complimenti, complimenti. Una cosa importante che volevo specificare, che ho detto anche, mi è capitato un'altra volta, forse parlando proprio con te in maniera privata, quello che noi facciamo non è dare un piatto di pasta a una famiglia, noi cerchiamo di dare una speranza. Per dare una speranza non deve essere un piatto di pasta, deve essere un prendersi cura di queste persone e accompagnarle alla fine di questo tunnel, affinché ne dobbiamo uscire tutti quanti insieme, nessuno deve rimanere indietro. Quindi certo, l'idea di continuare settimanalmente a avere un rapporto umano con tutte queste persone per noi è importante, perché certo, io voglio dire solo un piccolo particolare. Sì. Io ho visto personalmente con i miei occhi delle situazioni che forse vedi solo nei film. Io ho visto bambini che non mangiavano da 2 giorni, ho visto bambini che mangiavano il pane bagnato con lo zucchero, e queste sono cose che fanno male a ogni essere umano. Sono cose che non vogliamo più vedere, certo, da qui immagino sia partita la tua volontà. Grazie Massimiliano Greco, noi ti ringraziamo, un volontario tarantino che insieme ad altri ragazzi, avete sentito, circa 20 persone, ha messo su questa grande macchina organizzativa in grado di dare speranza, bellissimo questo termine, a circa 700 famiglie, lo avete sentito. Noi abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, anzi abbiamo sforato, ci scuserete, adesso lasciamo spazio alla consueta programmazione, però ci piaceva dare il giusto merito a chi si sta dando da fare in questo periodo in maniera, come dicevamo, molto spesso anche invisibile agli occhi dei più. Grazie e buon proseguimento sulla nostra rete. Arrivederci.